Ma mi dicono che possiamo cominciare. Abbiamo un problema tecnico, non c'è la cassa, spero che riusciate a sentirmi tutti. Buonasera, benvenuti a tutti così numerosi, questa è sicuramente una cosa che ci fa enormemente piacere, fa enormemente piacere a tutti noi. Siamo qui per la presentazione della rivista di Contropiano, una presentazione che è interna a un percorso che abbiamo intrapreso come rete, un percorso mi verrebbe a definirla come vera e propria offensiva politico-teorica che abbiamo aperto a partire dalla pubblicazione delle tesi del luglio 2021, l'Assemblea Nazionale, il meeting da cui appunto gli elaborati che costituiscono il numero della rivista di Contropiano, fino ad arrivare al recente forum sulla giungla e il giardino e la giungla. Tutti ovviamente all'interno di un percorso di ricostruzione di un punto di vista politico all'interno di una fase che più volte abbiamo definito storica. Nel senso, ci siamo più volte ripetuti, ci troviamo sul binario dove appunto c'è un passaggio di importanza e rilevanza storica, il passaggio da un mondo che abbiamo conosciuto come unipolare, come dire, definito e organizzato intorno all'egemonia statunitense successiva alla caduta, alla fine dell'esperienza socialista della fine degli anni 90, della fine degli anni 90, inizio degli anni 90, e appunto la ripresa di contraddizioni che ci portano verso una, come dire, visione, una definizione del mondo in termini multipolari. Un punto quindi, un crinale storico, un punto di passaggio dove ricostruire un punto di vista comunista è assolutamente indispensabile. Se pensiamo e vogliamo mantenere la possibilità di una visione alternativa, di un'alternativa di sistema di fronte a quelle che sono le contraddizioni dilaganti del modo di produzione capitalistico che appunto ormai si avvia con decisamente imboccato quella che è appunto la sua fase più critica, la sua fase più aspra della competizione, quella che appunto ci porta sul finale della guerra, ci porta la guerra alle porte di casa e ridefinisce tutta una serie di questioni in termini anche militari. Ovviamente la storia non si ripete mai, è ovvio, questa cosa la sappiamo bene e ce la siamo ripetuta. Costruire un punto di vista di classe vuol dire cogliere quelle che sono le contraddizioni di questa nuova fase, vuol dire porsi all'altezza della sfida. E questo ovviamente è un impegno, un cemento di portata enorme, quasi titanica, che noi comunque pensiamo di poter affrontare e stiamo affrontando mettendo in campo a disposizione una serie, come dire, di percorsi, di elaborati che hanno un duplice carattere. Da una parte la comprensione di quello che sta accadendo, che è la possibile omogeneizzazione dei termini di questa comprensione, e dall'altra parte l'aspetto militante, perché appunto se è vero che, come dire, questa presentazione all'interno di quella fase generale di ridefinizione, è altrettanto vero che tutto ciò che noi produciamo, che facciamo, a partire che so dagli ultimi fatti, dagli ultimi eventi, la presentazione del testo di Mazzone, del ciclo di formazione, del citato forum, il giardino della giunta, sono tutti appunto all'interno della logica militante. Questi qui sono, per dire, sono gli aspetti di un, per dirla in termini, queste sono le nostre forze produttive che ovviamente si mettono in movimento per cercare di comprendere, catturare la fase e di imporre ovviamente intorno a queste contraddizioni un nucleo, come dire, di elaborazioni capaci di porci all'altezza di questa sfida. Questo è un numero particolare di Contropiano, è un numero che tiene in piedi diverse esigenze. In primo luogo, dopo la presentazione delle tesi, la necessità di un approfondimento di ciò che le tesi hanno proposto, anche sulla base delle sollecitazioni che sono intervenute, che hanno seguito il dibattito alle tesi stesse, e la fase successiva. Quindi un ricambio organico in termini propri tra, come dire, un'elaborazione teorica
pratica politica che appunto avanzano all'interno di una, che cercano di avanzare all'interno di una nuova sintesi e quindi all'interno di porsi all'interno della nuova fase. Non sarà sfuggito che tutti gli elaborati presentati nella rivista di Contropiano attengono tutti a livelli di intervento che sono nostri, non è semplicemente un'elaborazione teorica, sono veri e propri strumenti di lavoro, dalla questione femminile, dalla questione dell'Europa, dei mondi classici, la grande come dire, la questione della composizione, la migrazione, la vicenda europea, ecco, la comunicazione, la formazione, sono tutti elementi su tutti gli aspetti del nostro intervento. Quindi consideriamo e capiamo l'importanza del lavoro di questa pubblicazione, perché questo non è semplicemente uno strumento, come dire, di conoscenza, questo è uno strumento di lavoro vero e proprio. Pensare, come dire, si pongono questioni che sono appunto all'interno del nostro agire quotidiano, all'interno dei settori dove interveniamo, all'interno dei fronti in cui operiamo. Come si articola questo lavoro di Contropiano? A me sembra che abbia due caratteristiche. Da un lato tentiamo una prima parziale sistematizzazione di tutta una serie di elaborazioni che abbiamo svolto a partire dagli anni 90 fino ad oggi, e quindi sistematizzazione e orientamento rispetto alla nuova fase. Una sistematizzazione che parte dal grande al grande tema, la questione della... Abbiamo risolto il problema adesso, che parte dalla questione del movimento comunista, la storia del movimento comunista, facendo, come dire, riferimento a un primo elemento che potrà apparire scontato, ma collocare la vicenda, appunto, parlavo della vicenda del movimento comunista, che parte da una considerazione di carattere generale, interpretare il movimento rivoluzionario all'interno di un percorso storico, quindi capire che noi siamo all'interno di una fase di transizione che ha caratteristiche storiche, che dobbiamo ovviamente cogliere gli elementi generali di questo percorso, capendo che le contingenze sono sì elementi interni a questo percorso, ma hanno anche, rischiano di avere anche un elemento, come dire, sfiante rispetto a quelli che sono gli elementi centrali della contraddizione che intendiamo mettere in evidenza. Il movimento comunista ha avuto una prerogativa per quello che ci riguarda, a partire dalla prima esperienza rivoluzionaria, quindi la rottura del 17. La capacità all'interno di fasi di crisi di riaffermare un punto di vista capace appunto di essere elemento propulsivo rispetto allo sviluppo del movimento stesso. Questa cosa la troviamo con la rottura del 17, quindi al termine della prima guerra mondiale, della fase della prima guerra mondiale, e un altro elemento la troviamo anche alla fine della seconda guerra mondiale. Se usciamo dalla prima guerra mondiale con la prima esperienza socialista, usciamo dal secondo conflitto mondiale con l'esperienza del blocco dei paesi socialisti. Quindi, come dire, all'interno della crisi il movimento comunista ha saputo sviluppare le sue elaborazioni e quindi anche la sua pratica politica, anche in termini, come dire, del punto più alto, la conquista del potere. Nella nostra esperienza storica come movimento comunista nazionale, quando è che abbiamo avuto l'elemento di elaborazione da cui più spesso facciamo riferimento all'interno dei nostri elaborati, all'interno dei nostri incontri? Citiamo spesso, come dire, il periodo successivo intorno agli anni 20, quindi la 20, 22, 23, la sconfitta del movimento rivoluzionario italiano, il famoso Biennio Rosso, la sconfitta dell'esperienza rivoluzionaria tedesca, anche ungherese, insomma, in una fase di crisi si pongono le basi, Gramsci, tanto per citarlo, pone le basi per quello che è, come dire, la possibilità di concepire e i modi in cui si possano concepire un processo rivoluzionario nel nostro paese, a partire dalla complessità dell'Occidente, a partire dal fatto che non è possibile semplicemente fare come in Russia, come dicevano, recitavano gli slogan di quegli anni, ma ci si misurava con una complessità, con un livello di sviluppo delle forze produttive,
una capacità pervasiva dei rapporti di produzione molto più alti rispetto a quella che era l'esperienza dei paesi in cui si era affermato come dire, la possibilità, si era avviata la possibilità di una transizione verso il socialismo a partire appunto dall'esperienza sovietica. Quell'esperienza, come sappiamo, è tracollata, è finita, è implosa. Eppure oggi abbiamo di fronte tutta una serie di fatti che ci dicono che quell'esperienza ancora, tra virgolette, ci parla e ci dice qualcosa. Lo dice soprattutto, se vogliamo interpretare, come dire, non solo lo Stato negli anni 50, 60, attraverso lo sviluppo delle lotte al colonialismo, all'imperialismo, e non so a ripetervi le varie tappe, ma arrivando all'oggi credo che non sia possibile, come dire, concepire e cogliere gli elementi delle varie esperienze progressiste e socialiste che si stanno affermando nel mondo a partire dalla vicenda latinoamericana e anche per quello che riguarda alcuni aspetti di quanto sta avvenendo anche in Africa, senza in qualche modo fare riferimento all'onda lunga di quel processo. E mi riferisco, che so, alla questione della programmazione economica, che è un aspetto centrale che ci ritorna, che ritorna in campo non solo nelle prospettive di paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma un elemento che diventa centrale anche qui da noi per quello che riguarda le risposte possibili nella costruzione di un modello alternativo. Ma non solo, c'è anche un aspetto, come dire, politico generale. Mantenere, come dire, la visione, la possibilità di un'alternativa di sistema. E questo credo che sia il lascito fondamentale di quell'esperienza, dell'esperienza dei paesi socialisti. O forse, per essere ancora più corretti, riprendendo un'affermazione che è di Mazzone, l'esperienza dei paesi, come dire, socialisti, come stavo citando Mazzone, che parla di esperienze proto-socialiste, come per far capire quanto appunto, per dare anche il senso del percorso storico che stiamo avviando. Quello è stato un primo tentativo, non è stato ovviamente, come dire, che appunto ha rivelato tutta una serie di elementi, di incongruenze, tutta una serie di contraddizioni su cui abbiamo ragionato, ma che comunque lascia intatto, se vogliamo, il bagaglio, come dire, di aspirazioni a cui popoli del mondo ancora fanno riferimento. Parlavamo di questo del passaggio di fase. Dal mondo unipolare al mondo multipolare. Ovviamente qui siamo all'interno di quella che abbiamo tratteggiato come la nuova fase della mondializzazione, diffusa anche come termine, come dire, sinonimo, ma in realtà non è un sinonimo, quello della globalizzazione. All'interno di questo percorso ci troviamo con elementi di novità da cui non possiamo, come dire, prescindere, su cui abbiamo costruito larghissima parte della nostra, come dire, elaborazione. All'interno del blocco imperialista il sorge di un nuovo elemento, come dire, di un nuovo polo, quello che abbiamo definito il polo imperialista europeo. E questo è uno dei lasci, come dire, uno dei risultati del processo di globalizzazione. Dall'altra parte l'affermazione, a partire dalla Cina, di, come dire, di soggetti, come dire, competitori, capaci di competere sul piano dello sviluppo delle forze produttive, del progresso tecnologico, con quella che è stata, come dire, che era l'egemonia incontrastata degli Stati Uniti d'America. Insomma, due elementi di scenario che hanno progressivamente cambiato, come dire, il quadro generale del percorso. Se all'interno del blocco euroatlantico sorge e si pone un elemento di competizione, ovviamente, considerate che per quello che riguarda l'affermazione del polo imperialista europeo, la sua costituzione, come dire, la sua definizione, su cui magari ragioneremo un po' più diffusamente nel seguito della discussione, non è stata, come dire, un'affermazione, come dire, facile. Quando abbiamo cominciato a parlare di blocco imperialista, di polo imperialista europeo, ci siamo trovati contro, come dire, il mondo. È stato, come dire, un elemento difficile da far, non solo da far accettare, ma proprio di presentazione, perché comunque nelle concezioni e nell'immaginario, perché di questo si trattava, al di fuori di quello che era un
un ragionamento vero sui processi di sviluppo all'interno del quadro imperialista, la stessa idea che potesse affermarsi un polo imperialista alternativo o comunque in competizione con gli Stati Uniti d'America era un'idea che appunto trova ostilità a tutti i livelli. Un percorso lento, come dire, di discussione, ma soprattutto di verifica dei fatti, hanno confermato, come dire, la correttezza di quell'elaborazione. Cito questo fatto semplicemente per dire quanto poi è difficile all'interno poi dei processi, come dire, di dibattito, di discussione e ovviamente anche poi di verifica, come dire, far accettare quelli che sono gli elementi di novità, quelli che sono che poi diventano gli elementi portanti dei processi di trasformazione. Come dall'altro canto l'affermazione della Cina. La Cina, da fabbrica del mondo, è obiettivamente oggi il laboratorio del mondo. La Cina è, in termini economico-produttivi, una potenza, forse l'unica potenza globale. Tenete presente che sui 186 paesi che compongono il nostro pianeta, circa 120 hanno rapporti commerciali con la Cina, ma non solo, la Cina è il primo, come dire, partner commerciale di questi paesi. Quindi parliamo di una cosa che è, come dire, al di fuori, come dire, dell'esperienza passata. Il modo di produzione capitalistico si afferma come modello dominante a livello planetario. Ed è questo l'altro elemento di riflessione su cui, a parte ovviamente alcune eccezioni qua e là, ma è questo l'elemento di riflessione da cui partire. Insomma, siamo al massimo grado di sviluppo del capitalismo, del modo di produzione capitalistico, che incuba e ci presenta oggi tutta una serie di contraddizioni che mettono in evidenza la correttezza di tutta una serie di formulazioni che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. Non c'è solo la questione ovviamente del polo imperialista europeo, ci sono anche altre di natura teorica molto più in qualche modo impegnative. Parlo per esempio della questione della caduta tendenziale del saggio di profitto, che noi abbiamo riproposto come elemento guida per interpretare quello che stava avvenendo all'interno della competizione, la caduta tendenziale del saggio di profitto come elemento di sviluppo della competizione, come elemento di sviluppo della centralizzazione, tutta una serie di elementi con cui ci siamo, come dire, confrontati nel corso di questi anni, trovando spesso anche su questo tema muri di ostilità. Oggi ci dicono chiaramente, i fatti ci dicono chiaramente che anche quel tipo di ragionamento era assolutamente corretto. La von der Leyen ci parla di fase legata all'ipercompetizione, il responsabile per le politiche estere della UE ci parla del giardino e della giungla, quindi confermando, come dire, la polarizzazione che opera all'interno di questa fase storica. Ma questo ovviamente è ancora il panorama, come dire, è lo scenario su cui ci troviamo ad agire, su cui ci troviamo a operare. All'interno di questo operano ovviamente le contraddizioni che sono legate alle modalità di sviluppo, per esempio, del cosiddetto polo imperialista europeo. Una cosa che per esempio non è mai stata compresa da chi, almeno inizia, ma anche tuttora, dai vari come dire, interlocutori sulla questione, è il fatto che noi abbiamo sempre, come dire, affermato che la costituzione del polo imperialista europeo era, come dire, un processo di costituzione al cui interno manteneva intatti tutti gli elementi della competizione. Se è vero che abbiamo conosciuto un processo di sviluppo legato appunto alla centralità del cosiddetto asse franco-tedesco, è altrettanto vero che all'interno dei singoli paesi dell'Unione Europea, comunque hanno sempre operato gli elementi della competizione, per cui era una gerarchizzazione legata appunto alla competizione. E questo appunto per definire le varie gerarchie all'interno di quel tipo di formazione. Oggi l'Unione Europea si trova davanti a uno snodo fondamentale. Non solo i fatti ci dimostrano che la questione del polo europeo
non è assolutamente, come dire, superata dalla nuova condizione di guerra, dal fatto che appunto ci troviamo invischiati in una guerra sotto, come dire, l'egida cosiddetta euroatlantica, ma all'interno di questa contraddizione le necessità del polo europeo per la propria sopravvivenza si riaffermano con tutta la forza. Noi non come dire, abbiamo, come dire, in qualche modo così sottaciuto il fatto che, come dire, che la guerra avesse in qualche modo messo a tacere le contraddizioni. Il viaggio di Macron in Cina e le sue dichiarazioni ci riportano esattamente in quello scenario. Lo stesso Macron che nel 2020 affermava la morte cerebrale della NATO. Oggi Macron che opera ovviamente e interviene sulla scia di tutta una serie di contraddizioni interne. Macron ha un sistema produttivo francese è alle prese con una necessità di riconversione di pezzi della propria struttura produttiva in termini di aperta economia di guerra. Il piano di Macron, che prevede uno stanziamento di circa 400 miliardi di dollari di euro, scusate, nel settore degli armamenti, è una cosa enorme. Come dire, il piano di proiezione degli investimenti francesi sono una cosa che, come dire, pongono oggettivamente sul tappeto l'urgenza di quel tipo di riconversione. È ovvio che quel tipo di riconversione sulla base delle pressioni interne, lo scontro feroce, lo scontro di classe che sta avvenendo in Francia sulla questione a partire dalla questione delle pensioni, ma non è solo le pensioni, pone un problema di tenuta a quel tipo di sistema, pone un problema di tenuta perché comunque quel tipo di operazione va fatta all'interno di quelli che sono dei parametri fissati dall'Unione Europea, il cosiddetto il fiscal compact, i trattati europei a cui anche la Francia è soggetta ed è sottoposta. Quindi contraddizioni interne che ovviamente accenno solo, poi sarebbe ovviamente interessante, come dire, affrontarle, ma ovviamente questo riguarda ovviamente altri momenti di discussione. Questo per dire semplicemente che, come dire, quando affermiamo che la storia si è rimessa in movimento, si è rimessa in movimento in modo serio e con un'accelerazione che era difficilmente immaginabile fino a qualche tempo fa. Noi abbiamo spesso, come dire, abbiamo parlato negli anni passati di una fase di stallo dove all'interno di contraddizioni che pur evidenti che segnavano i processi politici, economici e produttivi, comunque vi era una sostanziale incapacità dei contendenti, diciamo così, di rompere gli indugi e di arrivare su un piano, come dire, di scontro più alto. La vicenda della guerra in Ucraina ha scoperchiato il vaso, ha posto, come dire, sotto gli occhi di tutti tutte le contraddizioni che stavano avvenendo. E guarda caso, come dire, sarà pure un caso, ma la faglia, come dire, dello scontro si apre in Ucraina, si apre nel cuore dell'Europa, in un pezzo di mondo che già era stato punto oggetto di tutta una serie di, come dire, di contese, quindi accumulando, come dire, tutta una serie di contraddizioni e facendole esplodere. Questo appunto è l'aspetto, come dire, che poi definisce complessivamente quello che sta avvenendo. Il passaggio dalla fase multipolare non è un passaggio, come dire, indolore, segna la fine, il declino evidente, la crisi di un'egemonia che è quella statunitense che ha dominato il mondo, come dire, senza, almeno sicuramente, in modo, come dire, incontrastato a partire dalla fine degli anni 90, appunto con il crollo dell'Unione Sovietica. Non solo, questa cosa ha messo in evidenza, come dire, la necessità, come dire, attraverso quelle che sono appunto stati un processo di crescita intensa, il mondo unipolare, il fatto che finalmente a loro dire non esistevano, come dire, più limiti all'affermazione del modello dominante, il modo di produzione capitalistica, finalmente, come dire, si apriva una fase, come dire, di pacificazione assoluta.
ma ovviamente questo non appartiene al modo di produzione capitalista, al mondo di produzione capitalistica, perché ovviamente le contraddizioni di quel modo di produzione, del modo di produzione capitalistica sono ovviamente l'elemento, come dire, strutturale che poi definisce le loro crisi e appunto le rimesse in discussione continua. E qui apriamo il capitolo fondamentale, quello che è, come dire, uno dei capitoli fondamentali anche trattati all'interno della rivista, come dire, lo sviluppo tecnologico, l'avanzata dello sviluppo impressionante delle forze produttive che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, ma ovviamente in assoluta continuità con quello che è il modo di produzione capitalistica. Cioè, c'è una cosa che dice, non per annoiarvi perché ovviamente me ne guarderebbe, c'è una cosa che dice Marx all'interno, nel primo libro del Capitale, dice una cosa banalissima. Guardate che ogni processo di produzione, ogni ciclo, quindi dalla formazione del prodotto fino alla fine, è diverso dal ciclo immediatamente successivo. Questo per dire che esistono, come dire, c'è una dinamicità del modello di produzione capitalistica che non è legabile, che non va visto e interpretato assolutamente come un elemento di continuità e staticità, è un elemento in continuo dinamismo. È da lì che parte e si sviluppa quella che è, come dire, la tensione sistematica alla concorrenza, la tensione sistematica che si traduce in tensione sistematica alla competizione fino ai livelli più alti. Quindi è questo l'elemento di, come dire, che è stato un elemento sicuramente progressivo all'interno di tutta una fase storica, il XIX secolo, lo sviluppo delle forze produttive, le conquiste tecnologiche, sicuramente il modo di produzione capitalistico ha presentato elementi, tra virgolette, di avanzamento generale, anche ovviamente in relazione a quello che è stato lo sviluppo poi del movimento operaio, del movimento dei lavoratori, le conquiste, eccetera. Quindi una fase che abbiamo definito come progressiva, già ancora una volta individuata dallo stesso Marx nel manifesto, insomma, quindi in assoluta continuità. Oggi il punto è che quello che ci sembra di capire è che l'affermazione planetaria del modo di produzione capitalistico è arrivato appunto a segnare un elemento di contraddizione fortissima con quelle che sono le possibilità di tenuta planetaria, e questo apre il campo ad esempio alla questione ambientale, la contraddizione appunto uomo-natura, che nei termini di sviluppo capitalistico appare una contraddizione insanabile. Anche questa l'abbiamo espressa in modo molto semplice: tra la finitudine e la limitatezza delle disponibilità e delle risorse e la tendenza allo sviluppo all'infinitum delle forze produttive alla ricerca di nuovi sempre strumenti di valorizzazione. Ormai è chiaro che questo elemento ha raggiunto livelli più alti, l'intera biosfera è ormai, come dire, caratterizzata dalla tensione al profitto impressa dal modo di produzione capitalistico. La questione climatica, su questo, ma tanto ovviamente ci sono elementi di ragionamento all'interno della rivista, ma un elemento che mi sento di aggiungere, la questione dei crediti climatici, il fatto, come dire, un processo di finanziarizzazione della natura e quindi di speculazione finanziaria sulla base appunto delle necessità di recupero, di neutralità da parte delle aziende. Quindi siamo veramente a livelli abnormi. Ma questo è il piano alto. Ovviamente i processi di estensione del modo di produzione capitalistico che noi abbiamo conosciuto qui da noi attraverso l'espressione più brutale, che è quello del neoliberismo, che altro non vuol dire che la riproduzione dei rapporti di produzione capitalistici all'interno di tutti gli aspetti della vita sociale, di tutti gli aspetti, in tutti gli interstizi della vita sociale. E quindi questo che ha accompagnato la scomposizione di classe, ovviamente la fine di apparati economico-produttivi e quindi la ridefinizione in termini, come dire, di rapporto capitalistico di tutta una serie di elementi. E guardate che, come dire, il livello di pervasività raggiunto dal modo di produzione capitalistico noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che parte ovviamente, non è solo ovviamente una questione che riguarda appunto le grandi aziende, ma arriva fino, come dire,
appunto negli interstizi della nostra vita sociale, così come è organizzato il sistema dei servizi, così come è organizzato appunto tutta la struttura di attività produttive, tutte appunto improntate appunto a caratteristiche private. Questo aspetto l'abbiamo analizzato e vissuto, e abbiamo appunto pagato attraverso la necessità di ricomprendere, partendo da questo aspetto, il senso della scomposizione di classe, della frammentazione di classe che si è determinato, e quindi anche della necessità di riadeguare gli strumenti politici di organizzazione a quella che è la nuova condizione di classe. E questo appunto è uno degli altri dei grandi temi su cui appunto, stiamo ragionando. Naturalmente in tutto questo, tutto quello che sta accadendo, ripeto un concetto, tutto questo lo troviamo all'interno di quello che sono appunto gli elaborati, gli elaborati di questo numero di Contropiano, che appunto non è semplicemente, perché credo che questo sia un punto fondamentale, non è semplicemente una rassegna di temi e di contraddizioni. Questo qui è una rassegna di, di tutta una serie di elementi su cui noi, appunto, come ho già detto e ripeto, ci stiamo misurando nel corso degli anni, e stiamo cercando di arrivare a capire il modo in cui questo possa avvenire. Ovviamente tenendo conto che questo ovviamente è, tutto ciò avviene attraverso uno scontro politico. Ovviamente l'affermazione di un punto di vista di classe in una condizione del genere va da sé che è uno scontro politico, e guarda caso uno scontro che noi stiamo articolando a partire da, da quelli che è anche il cosiddetto mondo della sinistra, che diventa appunto un aspetto importante del nostro lavoro. Perché con questo noi abbiamo un elemento su cui credo vada fatta una riflessione. Abbiamo una tendenza, sulla base di quelle che sono le contraddizioni del presente, abbiamo una tendenza appunto a verificare un percorso in qualche modo di superamento anche di quella che per esempio è la nostra strutturazione classica all'interno dei fronti. Nel senso, abbiamo un livello di contraddizioni e di politicizzazione delle contraddizioni così alte che in qualche modo la stessa suddivisione del lavoro all'interno dei fronti sembra in qualche modo entrare in crisi. Ma guardate che questo, il processo di ricomposizione, ovvio, non solo è dato dalle contraddizioni che si esprimono a livello più alto a partire dalla guerra, ma è anche dato da un percorso politico, e le strutture che noi ovviamente mettiamo in campo, per esempio le questioni legate al mondo giovanile, alle tematiche ambientali, alla questione femminile, a quant'altro, sono tutti elementi che operano politicamente per questo tipo di superamento. E all'interno di queste situazioni noi abbiamo le nostre strutture, OSA, qui cambiare rotta, qui siete ampiamente presenti, per fortuna, sono appunto elementi che in qualche modo incidono su questo processo di ricomposizione, fermo restando ovviamente il quadro di intervento così come l'abbiamo concepito. Ma abbiamo appunto anche bisogno di capire che su questo livello, dall'alto, sull'alto e sul basso, si gioca una questione fondamentale, una partita fondamentale su cui noi appunto abbiamo in qualche modo la nostra, la nostra funzione, perché noi oggi abbiamo una funzione importante all'interno del mondo, non solo della sinistra ma in generale, perché ovviamente la nostra ambizione è quella di superare gli steccati in cui in qualche modo siamo ancora oggi relegati, ed avere una capacità di presentazione, di rappresentazione della possibile alternativa socialista appunto a livello esteso e a livello più alto. Queste sono alcune questioni. Ci sarebbe da approfondire la nuova fase dell'Unione Europea, che sicuramente è un elemento di ragionamento importante, la,
contraddizione apparente che poteva esserci tra quella che abbiamo definito la tendenza alla costruzione di alla costituzione di un super stato imperialista europeo e il livello, come dire, di tra virgolette omogeneità imposto dalla guerra e dal tallone di ferro euroatlantico. Anche su questo punto le questioni, le vicende ancora una volta ci stanno dando ragione. Se il polo europeo vuole avere una possibilità di sopravvivenza e ha la necessità della sopravvivenza, perché ovviamente i capitali, il capitale transnazionale europeo è in lotta per la propria sopravvivenza e per la conquista dei propri spazi, se vuole avere una possibilità di sopravvivenza all'interno di questo scontro, deve necessariamente operare ulteriori passaggi. I passaggi appunto sono quelli di un ulteriore rafforzamento della centralizzazione decisionale per quello che riguarda i processi dell'Unione Europea e quindi un'ulteriore accelerazione di quelli che sono i processi in corso per la definizione. In tutto questo poi ovviamente c'è il mare di contraddizioni che sono ovviamente di carattere territoriale, che sono di carattere nazionale, ma su questo, sul fatto che comunque il polo europeo, se si gioca la propria possibilità di sopravvivenza, deve necessariamente passare attraverso uno scontro forte, anche appunto con quelli che oggi sono il suo alleato di riferimento, gli Stati Uniti d'America, il piano Biden di incentivazione all'economia green è stata una vera e propria mazzata per l'economia, per i settori produttivi europei del settore, il trasferimento in massa sul territorio statunitense di tutta una serie di produzioni, di lavorazioni, di materiale sensibile che riguarda appunto aspetti cruciali per, come dire, la cosiddetta transizione ecologica, sono un elemento importante. In questo senso le missioni europee negli Stati Uniti sono una dimostrazione delle difficoltà europee sull'argomento e spiega ancora meglio quella che è la condotta ad esempio francese. Il tutto, e qui chiudo perché veramente la sto facendo lunga e magari rischio di essere anche eccessivamente disorganico, un ultimo aspetto sulla guerra su cui poi interverrà Sergio, noi abbiamo caratterizzato larga parte del nostro lavoro sottolineando l'aspetto, quello che abbiamo definito la tendenza alla guerra. Un elemento vorrei sottolineare: oggi la tendenza alla guerra non solo si ripresenta come caratteristica del modo di evoluzione capitalistica nelle sue fasi di crisi, ma assume un significato nuovo e diverso. Noi abbiamo uno sviluppo delle forze produttive del settore cosiddetto digitale informatico che diventa direttamente strumento della tendenza alla guerra. Lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali, le nanotecnologie, le biotecnologie, l'internet delle cose e la cibernetica e quant'altro, si sta realizzando in questo momento sul piano dello sviluppo tecnologico, sono tutta una serie di elementi che diventano di carattere sensibile per quello che riguarda la sicurezza e la nuova dimensione bellica dell'economia di guerra che stiamo conoscendo. L'economia di guerra non è semplicemente un aspetto che riguarda le condizioni di vita, su cui ovviamente c'è molto da dire e soprattutto da fare, ma è un elemento interno allo sviluppo delle forze produttive e ai rapporti di produzione così come si stanno ridefinendo. Quindi la tendenza alla guerra in questa fase assume un nuovo significato e una nuova valenza e una nuova centralità. Insomma, io chiudo semplicemente sottolineando il carattere militante ovviamente di tutto il lavoro che facciamo, e questo numero di Contropiano è, lo ripeto, uno strumento di lavoro vero, vivo, su cui possiamo discutere, su cui dobbiamo andare al confronto, su cui dobbiamo ovviamente cercare di mantenere aperta il massimo di capacità e possibilità di confronto e di dialogo con tutti. E credo che sia questo il compito che abbiamo davanti in questa fase, ovviamente in tutto in una logica di ricostruzione di rafforzamento
della nostra soggettività politica.